oggi non parliamo di burocrazia e di pensioni, ma parliamo di una bella campagna di ascolto rivolta alle donne promossa dallo SPI e lo facciamo con Barbara Vigilante, che è responsabile del coordinamento donne dello SPI CGIL di Reggio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con gli occhi, la città con gli occhi delle donne, questa campagna che è iniziata già da qualche mese e che sta dando i suoi frutti. Sì, assolutamente sì. La campagna è nata come progetto di ascolto da fare in piazza, cioè stiamo allestendo siamo partiti dal capoluogo, da Reggio, e poi anche in provincia, dei banchetti nelle piazze, nei mercati, nei luoghi dove la gente vive, per ascoltare i bisogni delle donne, come hanno vissuto il periodo della pandemia e non solo, quali sono le loro esigenze, cosa chiedono, cosa chiederebbero per avere una città migliore, per avere una città più inclusiva a misura delle donne. E devo dire che la campagna sta avendo veramente un riscontro molto importante. Abbiamo finora fatto 6 giornate, una a Reggio Emilia in piazza Prampolini, poi siamo stati a Guastalla, Sant'Ilario, a Campagnola Emilia, sabato scorso, ultimo a Poviglio, e abbiamo raccolto tra i banchetti in piazza e anche una serie di interviste che abbiamo fatto all'interno delle nostre leghe in occasione della campagna del tesseramento, ormai oltre 200 testimonianze di donne. Siamo partite dalle donne pensionate, ma ovviamente ascoltiamo e abbiamo intercettato anche donne di altre generazioni, donne che lavorano, studentesse, ragazze, e anche donne di provenienza d'altrove, un po' più difficile, ma comunque in alcuni casi siamo riuscite ad ascoltarle, a parlare con loro. E da queste testimonianze noi poi abbiamo intenzione di continuare con questa campagna fino a tutto il periodo dell'autunno, per poi esaminare quello che sono i risultati di queste interviste e da questo trarre delle proposte da andare poi attraverso la contrattazione sociale territoriale a chiedere ai nostri interlocutori, amministrazioni pubbliche, comuni, distretti sociosanitari, eccetera. Anche perché Vigilante, oltre a essere un documento significativo per la testimonianza, per le testimonianze che avete raccolto, poi ne sentiremo alcune, ma ovviamente ha un obiettivo, come dire, pratico, perché come ci diceva lei ora, voi su questa base delle esigenze reali poi andate a chiedere delle azioni concrete, cioè non rimane semplice testimonianza questa. Ovviamente noi siamo un'organizzazione sindacale di pensionati, ma pur sempre un'organizzazione sindacale. Quindi la contrattazione e l'elaborazione di proposte, di piattaforme, la contrattazione con i nostri interlocutori rimane fondamentale di base. È chiaro che l'obiettivo è questo. Se posso aggiungere, noi siamo molto contenti. Il progetto è a metà percorso, ovviamente, quindi si sta svolgendo in questi giorni. Prossimamente avremo degli altri banchetti a Correggio, a Scandiano. E siamo rimaste veramente molto contente del risultato, che è andato al di là delle nostre aspettative. Le persone, le donne, in particolare le donne, perché stiamo intervistando donne, anche se devo dire che siamo state avvicinate da qualche uomo che ha detto: beh, perché io non posso lasciare la mia Anche gli testimonianza. uomini vogliono parlare. Esattamente, però devo dire che c'è stato un riscontro molto importante e una disponibilità a raccontare, avevo un bisogno di essere ascoltati veramente molto forte. E questa cosa ci dà la spinta per andare ancora avanti, facendo quello che è un vero e proprio sindacato di strada. Senta, se lei è d'accordo, possiamo ascoltare insieme alcune di queste testimonianze che avete raccolto e poi torniamo a commentare e a dare anche le informazioni per chi vuole consegnarvi, diciamo così, la propria testimonianza. Ascoltiamo intanto queste che sono state raccolte nelle settimane e nei mesi scorsi.
Guarda, all'inizio mi sembrava di essere molto forte, adesso sta diventando pesante. Le mie amicizie più strette, si sono proprio chiuse in casa, impedendomi persino di andarle a trovare. Le relazioni interpersonali che all'improvviso si sono interrotte. Quello che è cambiato è la mia concezione rispetto agli altri. Se non ci fosse stata la pandemia e una necessità di sopravvivenza, queste situazioni sarebbero rimaste nel silenzio più assoluto. La gente che non avesse ben chiara questa cosa si è un po' isolata. Ho sentito proprio il bisogno di uscire, trovarmi in centro con gli amici, anche solo in mezzo a delle persone sconosciute, proprio il contatto umano. Poi mi sono resa conto che non era un qualcosa di provvisorio. È diventata una preoccupazione, su tutti gli aspetti della mia vita. Importante il cinema, il teatro, la musica, quegli hobby che hai sempre così continuato. Il teatro è stato il dimenticato da tutti. Forse la sanità è, diciamo, il problema maggiore quando abbiamo avuto bisogno, abbiamo incontrato degli ostacoli. L'attenzione sulla cura al Covid, molte persone con delle patologie sarebbero state, tra virgolette, penalizzate. Qualche elemento di positività l'ho intravisto, nel senso che mi ha stimolata di più a imparare l'uso di mezzi informatici. Occorrerebbero, ad esempio, dei percorsi preferenziali per persone che non hanno assolutamente la possibilità di usare mezzi tecnologici. Lasciavano anche poco spazio al contatto e alle emozioni anche fisiche, diciamo, perché veramente abbiamo dovuto ripensare una dimensione umana. Ragazzi stranieri, un'attenzione a loro andrebbe data. Ad esempio, adesso sotto l'acqua sta aspettando per il permesso di soggiorno. E allora a me sembra di abitare a Parigi in via Roma, perché è multietnico ed è bellissimo. Penso alla violenza sulle donne che paradossalmente è rimasta costante a fronte del calo degli omicidi. Dei due in casa, chi avrebbe sicuramente perso il posto in caso di inadempienza o di ritardi sarebbe stato sicuramente la donna. Aiutare le donne che subiscono violenza, che hanno dei figli, che non sanno come uscire da queste situazioni. Quella che si può pensare è una rete di accompagnamento per i bisogni quotidiani. Quelle persone non sanno neppure a chi rivolgersi a seconda del bisogno che hanno. Promuoverei delle attività in sicurezza naturalmente per far uscire di più i giovani, perché ci siamo chiusi molto con il telefono. Ce la possiamo fare anche noi, quindi questa alla fine mi sembra che sia il nostro periodo di resistenza. Dall'8 marzo, per i prossimi 6 mesi, raccogliamo le tue indicazioni per farne proposte concrete per la città, a partire dalle donne di diverse generazioni che amiamo ciascuna a raccontarci criticità vissute e proposte pratiche per migliorare il proprio abitare e il territorio. Contatta lo SPCGL Coordinamento Donne. Fai che il cambiamento parta anche da te. Vigilante, sono veramente interessanti queste testimonianze che avete raccolto. Chi vuole aderire alla vostra campagna, come deve fare? Abbiamo già sentito alcuni riferimenti, ma volevo ricordare nuovamente i momenti in cui si può poi trovarvi nei vari comuni. Allora, stiamo calendarizzando delle nuove iniziative a Correggio e a Scandiano, di cui ancora le date non sono state stabilite, però appena le abbiamo le diffonderemo tramite social, tramite stampa, tramite ovviamente anche emittenti locali. E come è stato già detto, sulla locandina ci sono delle indicazioni. C'è un indirizzo mail appositamente istituito e due numeri di cellulari a cui le donne come dicevo prima, di qualsiasi generazione, di qualsiasi provenienza, possono rivolgersi se hanno qualcosa da raccontare, se hanno qualcosa da chiedere, se hanno qualcosa da proporre affinché le città, gli spazi siano più vivibili per le donne e non solo, naturalmente. Sono questi appunto i riferimenti e lo slogan che avete scelto, la città con gli occhi delle donne, perché poi dovrà uscire anche una città diversa evidentemente dalle vostre proposte. Ovviamente speriamo di sì, una città che sia a misura
delle donne, ma di tutti, che sia una città più vivibile. Se posso aggiungere, il nostro progetto è stato anche selezionato e ritenuto meritevole dal Comune di Reggio nell'ambito dell'Agenda 2030 Shaping Fair Cities, proprio perché parliamo del tema della lotta alle discriminazioni di genere. Questo ci ha resi particolarmente orgogliosi rispetto a questo. E quindi c'è anche questo orizzonte in più, questa opportunità in più. Grazie a Barbara Vigilante, responsabile del coordinamento donne dell'Ospice CGIL di Reggio Emilia. Grazie. Grazie a voi per l'attenzione.